Ed eccoci ragazzi, ben ritrovati per questo video delle 18 di questo 10, oggi è 10? Di questo 9, scusate, di questo 9, di questo giovedì 9 di novembre, 9 novembre del 2023. Ben trovati a tutti voi ragazzi, ultimo video di questa giornata e vado a fare un proseguio, ve l'avevo detto al termine del video precedente, quello delle ore 15. Vado a fare un'ulteriore riflessione, perché non è che ci stiamo proprio preparando alla grande per questo derby e non è sicuramente colpa della Lazio, parliamoci chiaro, guardiamoci in faccia chiaramente e non cominciamo a puntare il dito perché la colpa qua è di qualcun altro, in primis, ad esempio, di quella Lega che è stata in maniera chiara accusata da un grande Sarri che mi è piaciuto tantissimo, sia nella conferenza pre che nella post, che vi invito a risentire sul nostro canale, assolutamente una Lega che non considera tante cose, l'importanza di un derby, non considera mettere un derby nella settimana delle coppe, è un suicidio ed è un voler sotterrare, cancellare una partita sentitissima in quel di Roma che rappresenta comunque nel contesto del calcio quantomeno europeo uno degli spettacoli più attesi. Chiaramente in questo modo si rischia seriamente di andare a rovinare uno spettacolo meraviglioso. Ecco, questo è assolutamente condivisibile, credo, quello che sto dicendo. Detto ciò, Lazio provata dalla Coppa, dal risultato, dalla partita intensa avuta a livello proprio intensa nel vero senso della parola, 90, 100, 100 minuti tiratissimi in cui appunto la Lazio ha dato in carica in termini di carica nervosa, di energie nervose spese, ne ha spese tantissime ragazzi, è stata una partita dal dispendio enorme. Perché poi il Feyenoord è pure squadra che ti porta a innervosirti, c'è cioè proprio niente da fare, è proprio così funziona. Quindi è stata una partita assolutamente dispendiosa e poi è una partita che ti ha lasciato, sì, ti ha dato il risultato, ti ha dato finalmente un Ciro Immobile ritrovato, ma è una partita che ti ha dato assolutamente, ti ha lasciato due cose pesantucce che rispondono al nome di Zaccagni e Luis Alberto. Come vi dicevo nel video precedente, hanno fatto Luis, proprio non ha fatto nemmeno accertamenti, ma questo non vuol dire né che sta bene né che gioca sicuro con la Roma. E questo vale anche per Zaccagni. Ragazzi miei, questo vale anche per Zaccagni. Il fatto che non ci siano lesioni non vuol dire nulla. Bisogna vedere a livello di dolore, a livello proprio di capacità di sopportazione del dolore, come reagirà il giocatore, ma soprattutto lo staff medico cosa deciderà e cosa si inventerà per metterlo nelle migliori condizioni contro il derby. Migliori condizioni che non saranno mai top. Cioè, noi già sappiamo che Luis Alberto e Zaccagni non potranno mai rendere al 100% della loro forza e della loro condizione contro la Roma, proprio perché appunto, ragazzi, a meno a poco meno di 48 ore dall'inizio del derby stanno acciaccati. E dove voglio arrivare con questo video? Attenzione, perché la situazione è molto preoccupante. Romagnoli si sta tirando avanti un fastidio da settimane, questo tour de force di 6 partite in 20 giorni, l'ho visto quasi sempre protagonista, ecco, e Romagnoli si sta gestendo al meglio. Marusic, che neanche ieri si è allenato, neanche in palestra, la situazione di Marusic è davvero complicatissima, quindi c'hai mezza difesa in difficoltà. A centrocampo c'è Rovella che insomma ha giocato uno spezzone, quindi ci siamo. Guendouzi, che so sicuro al 100% sarà
sarà titolare perché non si discute, e Luis Alberto, che è un'incognita. Davanti Ciro Immobile, così ritrovato, così brillante, vivace, come lo è stato contro il Feyenoord, non lo puoi mettere in panchina, quindi è giusto far giocare Ciro Immobile. E poi c'hai questa grande incognita di Zaccagni. Ragazzi, se non è mezza squadra, poco ci manca. Andando a riassumere, abbiamo Romagnoli mezzo acciaccato, Marusic in forze, Luis Alberto in forze e abbiamo Zaccagni in forze. Non è di certo il modo migliore per preparare un derby, ma proprio per niente. Ma proprio per niente, per niente, per niente, amici miei. Quindi questi sono giocatori che c'è il rischio che fanno una sgambata sabato pomeriggio, una rifinitura domenica, e li metti in campo con la grandissima incognita che vada tutto bene, perché alla fine recuperare giocatori per poi non averli in campo per regalare un giocatore alla Roma, ragazzi, vi dico la verità, con tutto il dispiacere che posso provare, preferisco mettere in campo giocatori al 100%, seppur meno forti, di quelli di cui stiamo parlando. Ecco, non stiamo proprio nelle migliori condizioni, ribadisco ancora una volta sto concetto, per preparare il derby. Paradossalmente ci stanno meglio loro, meglio loro, ragazzi, perché loro giocano oggi, però hanno una classifica comodissima, come diceva anche Sarri, possono permettersi di mettere praticamente quasi tutte alternative, tutti i panchinari in campo. Paradossalmente stanno meglio loro, che poi sta cosa delle partite in più giocate in ravvicinato o quant'altro, se andate a vedere la tendenza degli ultimi periodi, è favorito sempre quello che gioca più vicino. Guardate il Bologna contro di noi, che ci aveva a malapena 48 ore di recupero rispetto a noi. Ecco, questo tanto per farvi capire. Ho grandissima fiducia in due cose. Primo, nello staff tecnico della Lazio, medico della Lazio, che secondo me è indiscutibilmente tra i migliori in Europa, e in Sarri, che deve prendere decisioni logiche e lucide, ok? Lo ribadisco, se Luis Alberto, Zaccagni, Marusic non sono nelle condizioni di giocare, il derby è proprio l'ultima delle partite dove correre il rischio di regalare un uomo in più all'avversario. Ditemi cosa ne pensate, vi mando un forte abbraccio e vi do appuntamento con i video del venerdì. Ciao ragazzi, un abbraccio forte a tutti voi.